È la primavera del 1994, quando nel corso dell'indagine preliminare relativa alla strage delle Fosse Ardeatine, affidata al procuratore militare della Repubblica di Roma, Antonino Intelisano, emerge un pezzo di storia italiana che riguarda gli eccidi nazifascisti avvenuti in centinaia di borghi del paese dal 1943 al 1945. Si tratta di 695 incartamenti che erano stati occultati attraverso un'archiviazione illegale firmata il 14 gennaio del 1960 dal generale Enrico Santa Croce su ordine politico. La cosa più drammatica è stata la motivazione per cui tutto questo è stato archiviato. Diciamo così che è stato apposto quello che viene chiamato il segreto di Stato, o ancora di più la ragione di Stato. Eravamo nel 60, quindi eravamo all'inizio del boom economico e soprattutto eravamo in un momento in cui la Germania, distrutta dalla guerra, doveva essere messa dagli alleati in una condizione, diciamo così, occidentale. E sull'altare della ragione di Stato sono state archiviate stragi gravissime, poi in realtà sono molte di più di quelle dei fascicoli perché è stato rinvenuto anche un ruolo, quindi un registro delle stragi che erano 2273. E la sostanza riguarda circa 100.000 morti, dei quali 30.000 civili e oltre 70.000 italiani. È dal 1996 che Bianchessi lavora su questa incredibile vicenda. La sua è stata una meticolosa ricerca confluita nel suo libro, che oggi, dice l'autore, ha una ragione in più per essere pubblicato e letto. Questa storia è stata dimenticata e non è un caso. Il ritorno del fascismo nel nostro paese, ammesso che diciamo sia ritornato, che è sempre stata un'opzione anche del popolo italiano, mi ha fatto capire che c'era spazio per poter raccontare una storia appunto dimenticata, che doveva essere ricordata e diffusa. Soprattutto le nuove generazioni che nulla sanno, nulla conoscono, non per colpa loro, ma perché non c'è niente sui libri di testo che riguardano queste cose. Un argomento tristemente ora.